Consigliere Sensoli, prego, ha la parola. Grazie Presidente. Presidente Bonaccini, mi rivolgo a lei in merito alla sua dichiarazione di intenti. I propositi che ho sentito oggi sono tutti molto ambiziosi, in alcuni casi addirittura auspicabili. Penso però che la realizzazione degli stessi sia attuabile all'unica condizione di rompere veramente con il passato, ma soprattutto con gli interessi che il passato porta con sé. È indispensabile che chiunque ricopra un ruolo pubblico non ambisca ad essere la persona che porta al miglioramento del suo comune, della sua regione e del suo paese. Oltre all'incapacità, l'unico ostacolo alla realizzazione delle ambizioni degli amministratori, pur nate nobili, sono le troppe mani strette per arrivare dove si è. Parlo naturalmente in linea generale. Questo pensiero però mi è venuto in mente quando ho sentito parlare di metropolitana di superficie nel suo discorso. Questa metropolitana, altrimenti nota come metropolitana di costa o TRC, trasporto rapido costiero, è una cosa che nella provincia di Rimini purtroppo conosciamo molto bene, soprattutto per i suoi molteplici problemi. Il TRC, pensato oramai 20 anni fa, è una soluzione obsoleta, invadente ed economicamente sconveniente per la collettività. Tant'è vero che per mettere una toppa ai 10 miseri chilometri di pista protetta non ancora terminata, ma costata già 100 milioni di euro, si cerca di redistribuire il debito a tutta la provincia, compresi i comuni che non si trovano sul tracciato. Il TRC è un autobus con una sorta di pilota automatico che corre in una corsia protetta. Le tecnologie di guida sono due, una ottica, miseramente fallita in quel di Bologna, ed una magnetica, così innovativa che la ditta che la produceva è fallita un anno fa, anzi credo proprio quest'anno. Questi sono i successi del mezzo di cui stiamo parlando, senza contare poi che le sfide future della mobilità richiedono mezzi più versatili rispetto a un torpedone di 18 metri. Detto questo, perché parlavo di promesse del passato? Sapete chi è il più grande sostenitore del TRC? Maurizio Melucci, che voi conoscete bene. E sapete anche chi è il presidente di Agenzia Mobilità a Rimini? Roberta Frisoni, che per una di quelle coincidenze che purtroppo troppo spesso accadono, è la nipote di Maurizio Melucci. Senza nulla togliere, naturalmente, a Vasco Errani, anche egli sostenitore del progetto. Ecco dunque perché sentirle pronunciare nello stesso discorso metropolitana di superficie e discontinuità un po' mi confonde. Mi auguro naturalmente sia solo un mio momentaneo limite e che le sue intenzioni siano delle più nobili, ma proprio per questo voglio far sapere che, nonostante i suoi compagni di partito a Rimini e provincia siano legati mani e piedi a quel progetto fallimentare, la Regione non dovrebbe agevolare il perpetrarsi di quell'esperienza, perché magari non sarà così, ma potrebbe sembrare che si portino avanti dei vecchi interessi, con lo spiacevole effetto collaterale della frustrazione delle sue ottime intenzioni. Naturalmente noi non mancheremo di farle avere informazioni più dettagliate e di tenerle aggiornata sui problemi e sui difetti che quel progetto porta con sé. Grazie.